Ciao a tutti, sono Davide di Audio Costruzioni. Oggi voglio presentarvi un giradischi particolare che viene praticamente dal professionale, dal DJ, però volevo spiegarvelo in una certa maniera in quanto mi ha sorpreso e secondo me non va bene solo per il DJ, anzi, si chiama Stanton ST150. Oggi nel 2011 viene venduto a 549 euro, compreso di testina Stanton la S80 e il modello HK, che sarebbe quella da DJ. Però devo dire che le prestazioni sono ottime, se non quasi identiche a quella, la famosa Stanton 680, che ancora è in vendita e che costa da solo 280 euro. Quindi il prezzo di 549 euro, di tutto questo oggetto compreso, completo, mi sembra veramente di mercato. Ora vi vado a spiegare un po' le caratteristiche che mi sono tanto tanto piaciute. A parte, come tutti i giradischi da discoteca, è a trazione diretta. Questo ha la partenza velocissima e anche l'arresto altrettanto veloce, come i famosi Technics. Però ha qualcosa di più, secondo me. Mi spiego meglio. Il telaio, abbiamo diciamo, un foglio di alluminio altissimo, sarà almeno 8-9 mm, no? Anodizzato grigio scuro, che conferisce una robustezza e una stabilità esagerata. Il peso di questo oggetto qui sarà, guardate, non dico attorno ai 20 kg, 18 kg. Anche perché il resto del telaio è tutto in alluminio. Abbiamo i 33 giri, abbiamo i 45 giri, volendo spingendo tutti e due abbiamo i 78 giri. Ok? Qua, come dicevo prima, abbiamo la regolazione della partenza e dell'arrivo, il controllo della velocità. Insomma, abbiamo veramente tante belle cose. Il braccio assomiglia moltissimo allo Smetra 1009, perché è tutto completamente in alluminio e acciaio, e lo shell è il classico Smè, quindi possiamo tranquillamente cambiare la puntina, lo shell, senza nessun problema con la puntina. Cosa c'ha di bello? Trazione diretta, motore potente. Quindi un suono molto presente, molto, diciamo, dinamico, insomma. Non è quei classici giradischi tutti, che, insomma, ha un bel suono molto importante. Andiamo a vedere dietro. Prima lo spengo. Ok. Poi dopo ve lo mostro dietro. C'è il phon che fa regolare. Ecco qua, veramente. Allora, dietro, oltre all'alimentazione e l'interruttore anche generale, abbiamo un'entrata, un'uscita RCA, che possiamo scegliere se usare il prefono esterno o addirittura il suo prefono interno. Questo ci permette di avere anche amplificatori, come adesso quelli senza prefono, di usarlo direttamente. Io l'ho confrontato con anche l'entrata del Mekintosh e il prefono. Va molto bene anche quello suo proprietario. E abbiamo anche un'uscita digitale, se per caso vogliamo direttamente mandare al computer per fare le nostre registrazioni. Ve lo lascio guardare per bene. Come dicevo, questo mi è capitato usato, ma penso che li tratterò anch'io, perché sono prodotti che secondo me anche nel campo dell'hi-fi domestico vanno benissimo e hanno un costo rapportato a quello che viene dato molto molto interessante. Un saluto a tutti da Davide di Audio Costruzioni.